Wewe ragazzi e bentornati! Oggi vedremo l'aspargizenzero. Pistola inverno, revolver potente, veloce e dal rinculo ridotto. Punto. Scherzo, tranquilli. Come dice la descrizione, questa è una pistola veramente semplice, senza nessun particolare, anzi fin troppo semplice secondo i miei gusti. Infatti la spargizenzero è una di quelle poche armi, diciamo, che è possibile tenere solamente di elemento fisico. Ciò significa che non si potrà portare quest'arma ad energia, fuoco, acqua, natura, e tutti voi sapete quali sono le conseguenze di queste scelte. O meglio, fosse una scelta lo accetterei anche, in questo caso siamo obbligati a tenerla in fisico, quindi ce la dobbiamo far andare bene così. Il problema maggiore di girare con armi in elemento fisico si presenta quando, per esempio, giochiamo in zone più elevate del nostro livello, comunque, e si presentano magari tanti abietti di elemento, quindi acqua, natura o fuoco, e voi vi ritrovate con in mano un'arma in fisico. Beh, vi accorgerete di quanto sarete limitati nei danni rispetto a utilizzare un'arma fisica contro uno zombie fisico. In quel caso sarà veramente ottimale e la differenza sarà veramente sostanziale. Al contrario, però, riusciamo a tappare questo buco con l'elemento energia, quindi a infliggere più danno a tutti gli zombie elementali. Ovviamente poi non mi dilungo oltre, per quanto riguarda gli zombie elementali tutti i loro elementi ci sono video passati, ma ormai penso che li abbiate imparati tutti. Però la considerazione da fare è quella che se andiamo a utilizzare comunque un'arma ad energia contro un abietto in fisico, otterremo comunque più danno rispetto ad utilizzare un'arma in fisico contro uno zombie elementale, no? Insomma, a tutti voi vi sarà capitato di utilizzare un'arma fisica contro uno smasher di natura. Diciamo che nella maggior parte delle situazioni, se comunque utilizziamo un'arma senza troppi boost, senza compagni, beh, vi accorgerete di quanto siete limitati col danno. Vale lo stesso discorso anche per quanto riguarda utilizzare un'arma d'energia contro un abietto fisico, ma non fino al punto dell'arma in fisico contro l'abietto in natura. Ovviamente l'arma d'energia è ottimale utilizzarla un po' contro tutti gli elementi. Beh, penso di essermi già dilungato troppo comunque in questo video parlando degli elementi. La pistola è una pistola da 6 colpi. 6 colpi cosa significa? Che possiamo optare per una doppia build per sfruttare al massimo Calamity e ovviamente utilizzarla anche col Beetlejuice Ranger, visto che comunque questa spargizenzero siamo riusciti a percarla con un doppio danno critico, un livello critico, velocità di ricarica e l'elemento purtroppo solo fisico. Come ultima perk, ugualmente alla Matte Candycorn, questa spargizenzero genererà delle caramelle curative nel momento in cui killeremo gli zombie. Queste caramelle curative ci cureranno un sacco la vita, anche con il ritorno di fiamma il recupero sarà veramente sostanziale. E sappiate che però, a differenza dell'ultima parola che abbiamo visto in precedenza, la spargizenzero avrà bisogno di essere premuta per essere sparata, quindi un click, un colpo. Non vale tenere premuto, nel momento in cui voi tenete premuto l'arma non sparerà semplicemente, quindi un altro punto a suo sfavore. Visto tutti i punti menzionati comunque in questo video a riguardo di questa spargizenzero, mi sento in dovere di dirvi che personalmente non è una pistola che mi piace così tanto. Esistono comunque pistole che effettuano sicuramente più danni, pistole più comodi, più divertenti, più utili anche per combattimenti in mischia. Insomma, non ha una vera e propria caratteristica per cui io dovrei preferirla a molte altre pistole che abbiamo già visto su questo canale, ma che comunque sono anche presenti su Salva al Mondo. Insomma, carina da usare ogni tanto, per il fatto anche comunque dell'ultima perk che è in grado di curarci, ma anche per quel fatto lì abbiamo la Matte Candycorn, che sinceramente è il doppio più divertente da utilizzare, no? Poi, ovviamente, va in base ai gusti, è chiaro che a qualcuno di voi piacerà utilizzare la spargizenzero, anzi molte persone di voi mi hanno scritto nei commenti: Kino, io adoro la spargizenzero, per favore porta un video della spargizenzero perché è la mia pistola preferita. Però di fatto, ragazzi, secondo me non è una pistola che mi crafterei volentieri in zona endgame, parliamoci chiaro. E niente ragazzi, questo era tutto per questa pistola, spero di essere stato abbastanza chiaro per tutti, spero soprattutto che il video vi sia piaciuto. Purtroppo ragazzi, i contenuti su Salva al Mondo stanno scarseggiando sempre di più, quindi sapete, è un po'
po' difficile creare video dal nulla, no? Io in genere sono comunque uno che è abbastanza creativo, si ingegna, cerco comunque modi per intrattenere allo stesso tempo. E di fatto noterete che ultimamente non è che ci sia molto da dire per quanto riguarda le novità, se non andare comunque a ripescare qualche contenuto vecchio piuttosto che intrattenere con qualche video randomico qua e là. E niente ragazzi, io spero comunque che il video vi sia piaciuto. Ci vedremo presto con delle bellissime, spero bellissime novità. Presto vedrete di cosa io sto parlando. Grazie di essere arrivati fino a qui a guardare il video, ma grazie soprattutto di essere qui costantemente a supportare, anche solamente guardando i miei video, il mio canale. Per oggi è tutto, ricordatevi che potete supportarmi utilizzando il codice creatore mettendo KinoTV nell'item shop di Fortnite. E noi ci vediamo con il prossimo episodio. Bella bella!